Ciao a tutti ragazzi, in questo breve video andremo ad analizzare come si realizza una relazione di laboratorio. È un documento importante perché costituisce il modo abituale e direi anche formale con cui gli scienziati comunicano fra di loro. L'intestazione della relazione riporta il nome e cognome dell'autore, la classe, la sezione e sarebbe opportuno inserire anche la data. Il primo elemento essenziale ovviamente è il titolo che ci dice in modo sintetico ma esauriente l'argomento trattato, l'argomento studiato. Per esempio potrebbe essere studio del moto armonico. Mi raccomando, deve essere una frase concisa. Secondo punto, riportato qui come obiettivi, ci dice il perché si è fatto l'esperimento, cioè per quale motivo o con quale finalità si è effettuato l'esperienza. Il terzo elemento riguarda lo schema o disegno dell'apparato sperimentale utilizzato e l'elenco del materiale e degli strumenti utilizzati. Fra il materiale utilizzato è sempre opportuno essere abbastanza precisi, per esempio se si è fatto uso di un cronometro è meglio aggiungere cronometro per esempio digitale centesimale o se si è fatto uso di una bilancia aggiungere bilancia digitale di portata 100 grammi e di sensibilità per esempio un decimo di grammo. I punti 4 e 5 rispondono alla domanda come si è eseguita la prova. Un primo aspetto che può essere inserito è un richiamo rapido alla teoria fisica. Negli esperimenti più semplici il punto 4 può anche essere omesso. Il punto 5 invece entra un po' nel vivo della prova stessa con la descrizione del procedimento. Anche in questo caso deve essere una descrizione sommaria e non entrare nel particolare. Nel punto 6 vengono riportati i dati raccolti. Questi dati, per essere leggibili, vengono organizzati in delle tabelle. Mi raccomando, nelle tabelle mettere sempre l'unità di misura. Il punto 7 della relazione è uno dei più importanti, è la elaborazione dei dati raccolti. Questa elaborazione viene fatta attraverso dei calcoli, in genere formule e equazioni, e i risultati di questi calcoli vengono poi riportati in un grafico, che può essere un grafico di espressione oppure anche un istogramma. L'importante nei grafici è mettere sempre il titolo, una leggenda e il titolo anche degli assi X e Y e le loro unità di misura. L'ultimo punto riguarda l'analisi dei risultati e le conclusioni. Deve essere molto curata questa parte perché è veramente molto importante. Nei lavori scientifici, dopo aver letto il titolo e il sommario, spesso il lettore dà un'occhiata ai grafici e legge le conclusioni del lavoro. Poi, se è interessato, in un secondo momento andrà a leggere tutto l'articolo. In generale, per agevolare il lettore, è consuetudine ricordare in questa fase anche lo scopo del lavoro. Quindi curare con grande attenzione le conclusioni, appunto mettendo l'accento su ciò che si è trovato sperimentalmente. Nelle conclusioni poi si possono anche ricordare i problemi incontrati durante l'esperienza ed eventualmente esprimere la necessità di rifare l'esperimento per acquisire per esempio più dati o per utilizzare una strumentazione più precisa. Adesso passiamo in rapida rassegna una relazione fatta da un vostro compagno qualche anno fa. Ecco, come vedete, si parte dal titolo Studio di urti elastici e anelastici, il nome, la data, la classe, lo scopo dell'esperienza, le
l'elenco dei materiali utilizzati sotto forma di tabelle, una foto in questo caso più che uno schema dell'apparecchiatura utilizzata, vedete una rotaia a cuscino d'aria, la descrizione della prova, poi addirittura qui una foto che richiama i contenuti teorici della prova stessa, la raccolta dei dati sotto forma di tabelle, notate le unità di misura in cima ad ogni colonna, le formule utilizzate, quindi la parte diciamo così teorica, e quindi l'analisi dei dati, e infine le conclusioni. Bene ragazzi, per oggi terminiamo qui e ci vediamo in laboratorio. Buon lavoro!